Oh, 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 benvenuti carissimi nella casa di Babbo Natale. Anche quest'anno a Riva del Garda, qui in Rocca, si è organizzata la bellissima casa di Babbo Natale, che sarei io, fra l'altro. Anche se mi vedete così, non con il costume tradizionale, sono sempre io, l'originale Babbo Natale. Allora, cari bambini, visto che si stanno avvicinando le feste e voi verrete sicuramente a trovarmi, vi anticipo qualche domanda che voi di solito mi fate, e allora io volevo darvi qualche risposta, va bene? Allora, mi chiedete sempre: dove sono le renne? Beh, le renne non possono stare qui in Rocca perché fa troppo caldo, e allora le lascio in collina, così loro rimangono un po' più fresche. Rudolf sta benissimo, tranquilli, ci sarà anche quest'anno. Natalina è mia moglie, eh sì, no, non ho sposato la Befana, state tranquilli, Natalina è così dolce e carina, e allora io ho deciso di sposarla. Poi, importantissimo, mi chiedete sempre: ma dov'è la slitta? E beh, la slitta è alla revisione, la stiamo preparando per il giorno della notte di Natale, quindi dobbiamo partire, deve essere tutto in ordine. Quindi mi raccomando, non fate quelli che non venite a trovarmi, Vi aspetto nella casa di Babbo Natale, nella Rocca di Riva del Garda. Ciao a tutti, a prestissimo! Oh, 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 oh. Cosa ci sarà a Riva in questo periodo? È più bello dire che uno vada a vedere in modo tale che si renda conto, è difficile spiegarlo, perché le aspettative sono molte, le discussioni sono state tante. L'ottica è quella di dire: allarghiamo Babbo Natale a tutta la città. E non c'è dubbio che negli anni scorsi la casa di Babbo Natale ha attirato moltissimi visitatori, 17.000 l'anno scorso. Non c'è dubbio che Riva del Garda è particolarmente evocata ai bambini, perché Babbo Natale non è altro che la continuazione in un certo senso della fiaba d'estate, e quindi in questa logica si è ragionato. Come? Purtroppo partendo tardi, purtroppo con poche risorse, allora si è andati a dire: colleghiamo Babbo Natale con la città. Quindi dalla casa di Babbo Natale si esce, si trova la piazzetta del gusto, il villaggio del gusto, dove ci sono delle casette che permettono di conoscere, di assaggiare e di portarsi via le specialità trentine, tutte quelle dedicate al Natale, esclusivamente trentine, anche questa è stata una logica che è stata confermata. E di lì poi si sale verso il centro storico, dove si trova la Stalla delle Renne, che è Piazza Crafonara, dove si trova poi in Viale Dante il Villaggio degli Elfi, dove si trova poi in Piazza delle Erbe l'ufficio postale di Babbo Natale, dove i bambini andranno a portare la loro letterina, e dove ci sarà l'elfo postino che li intratterrà, come pure negli altri luoghi ci saranno gli animatori che faranno la loro parte. E in Galleria San Giuseppe abbiamo inventato, per modo di dire, abbiamo invitato tutta una serie di cori per bimbi, voci bianche, che il sabato pomeriggio intratterranno appunto i bimbi. Quindi il quadrante del centro storico avrà questo giro provocato da queste visite. Inoltre abbiamo cercato di dare al centro storico di Riva dei segni che facessero vedere che Natale, che arriva dal Garda, è Natale, e quindi le vetrofanie sulle vetrine, e quindi delle lampade in corrispondenza di ogni negozio, lampade con lume di candela come d'effetto, come una volta. Ci saranno poi anche delle illuminazioni diverse, poi ci saranno delle illuminazioni di effetto in corrispondenza delle scenografie e in corrispondenza anche di luoghi particolarmente interessanti a Riva del Garda. Io voglio solo sottolineare che si tratta della ricerca di voler fare una cosa unitaria, di un contenitore in cui vengono inseriti tutti gli eventi, quindi anche quello della Befana, quindi anche il concertone di Capodanno, quindi anche altri eventi fatti da altre associazioni, in modo tale che ci sia una logica natalizia di tutta la città. Un numero zero per poter ragionare in futuro per fare un Natale ancora più grande. E chi l'ha detto che il Garda Trentino è solo una località estiva o comunque dei mesi estivi? No, qui si vive di turismo anche durante il Natale, anche durante il tardo autunno. Le iniziative poste in essere dai comitati e conseguentemente da grandissimi volontari
ai quali noi abbiamo dato solo una mano come in Garda per abbellire, per attrarre questo territorio, è stato un lavoro direi eccezionale. Insomma, oggi possiamo vantare addirittura la possibilità di mettere insieme un pacchetto vacanza. Se pensate, insomma, che già sono partiti i mercatini di Arco, che Riva si sta attrezzando e che ha un'attrazione come quella degli Elfi piuttosto che della casa di Babbo Natale, assolutamente unica e inerente a quello che è il periodo natalizio. Se pensiamo a Tenno, che già di suo, voglio dire, con il borgo di Canale, di Calvola, riesce ad esprimere attrazione turistica durante tutto l'anno, così bardato poi con il mercatino e con l'apertura anche di un nuovo polo culturale che è la chiesa che lassù ritroviamo, la chiesetta di Calvola che lassù ritroviamo, direi che insomma abbiamo un'attrazione che è assolutamente forte. Se poi allarghiamo i nostri confini, come è nostra abitudine, noi guardiamo a sud, guardiamo a est, guardiamo ad ovest, il fatto poi di poter attrarre qui la gente, l'ospitalità, ed avendo noi le strutture che ospitano sicuramente i turisti, non possiamo negare insomma che anche ai nostri lati, con Rango, con Rovereto, potremmo costituire un'attrazione sicuramente forte. Negli anni ci siamo convinti che questo è un periodo che può essere sicuramente turistico, che l'ospite che arriva da noi ama la tranquillità e il vedere il lago calmo di queste stagioni, con i suoi colori, con le sue bellezze, e quindi ci siamo convinti che vale la pena investire sicuramente, investire per magari riuscire anche ad allungare la nostra stagione. Ormai fino all'ottobre possiamo dire di aver compiuto un bello sforzo assieme agli imprenditori. Se adesso ci focalizziamo nei prossimi anni a riempire quello che è la fine di ottobre e il novembre ed arrivare al Natale, io penso che in Garda avrebbe compiuto un grande sforzo per allungare la stagione e quindi per dare più certezza ai nostri imprenditori e sicuramente a chi lavora anche sul nostro territorio, perché ricordiamo che poi avere una stagione lunga vuol dire anche riuscire ad accalappiare professionisti nel ramo commerciale, nel ramo turistico e soprattutto dell'hotellerie.